In questo video recuperi fatti dal sito Panini Comics con delle cose veramente interessanti e due bei recuperi fatti su Vinted per la collezione tematica di Spider-Man. Si comincia! Un caloroso benvenuto a tutti nella Tana del Ragno, ben ritrovati a vecchi e nuovi iscritti. Bene, oggi vi faccio vedere quello che ho acquistato dal sito Panini Comics. Ci sono delle novità e un paio di novità veramente curiose ed interessanti, almeno per me, per la mia collezione, e vi faccio vedere due recuperi che andranno ad aggiungersi alla collezione tematica di Spider-Man. Perché nel mio canale, per chi ancora non lo sapesse o per chi si fosse imbattuto per caso nel mio video, si parla soprattutto di Spider-Man e vi mostro video dopo video la mia collezione tematica dedicata a questo supereroe fantastico, favoloso, e quindi gadget, action figure, curiosità oggettistica dagli anni 70 ad oggi. Quindi ragazzi, come dico sempre, bando alle ciance e cominciamo. Ma prima di cominciare, ancora un piccolo preludio per invitarvi ad iscrivervi al canale, a spuntare la campanellina che vi avviserà quando un nuovo video sarà online, e se volete lasciate pure un bel like che non fa mai male, non guasta mai. Bene, ora davvero bando alle ciance, andiamo ad incominciare. Cominciamo con il recupero che ho fatto, i recuperi che ho fatto nel sito Panini Comics. Si tratta di cose recenti, uscite da poco. Vediamo un po' di aprire insieme, lo faccio con voi questo unboxing, anche se solitamente ve lo evito, ve lo risparmio, ma guardate, ci vuole, mamma mia, appiccica in una maniera, incolla questa colla in una maniera. Eccoci qua, la solita protezione che utilizza ultimamente Panini Comics. Andiamo a vedere, a scartare questo bel pacchettino. Non c'è tanta robina, ragazzi, ma è roba veramente curiosa, interessante. Vabbè, a parte questo Avengers numero 53 157 della numerazione storica, come la definisco io, che contiene la più grande battaglia dei Vendicatori. Riparte il nuovo ciclo di storie Avengers Uniti, parte 1 di 6, finalmente, dico io, finalmente, perché ragazzi, le storie con lo Star Brand, i Vendicatori alternativi del passato, gli Avengers Forever, queste cose qui a me non piacevano. Io voglio gli Avengers belli, quelli di una volta, magari tornassero. Però già l'idea di rivedere il mitico gruppo alle prese con qualche bella storia. Vedo qua un Mephisto veramente in gran spolvero con i suoi mefistofelici demoni, e quindi immagino una bella storia finalmente, il Dottor Doom, immagino finalmente una bella storia per i Vendicatori che possano rialzare soprattutto il livello di qualità di questi delle loro avventure, delle loro storie, perché ultimamente, almeno per me, erano veramente diventate pesanti e poco gradevoli. Vediamo un po', ora non vi faccio lo spoiler, non l'ho nemmeno letto io, però non vi faccio vedere tante cose, vi lascio la curiosità, e se voi, anche voi, siete appassionati di questo supergruppo, correte in edicola o in fumetteria ad acquistare questo fumetto per poterlo leggere. Però la copertina, ragazzi, è veramente bella, ha una bella cover panoramica, guardate che bello. Speriamo che gli Avengers si riprendano e riprendano il percorso che li ha caratterizzati in tutti questi decenni, cioè di un bel supergruppo con delle belle trame, delle belle storie. Bene, andiamo avanti.
Numero 5 per quanto riguarda Daredevil, 136 della numerazione storica, come la definisco io, primo affondo. Le storie di Devil sono veramente, veramente belle, appassionanti, fantastiche, e soprattutto adesso che c'è questo scontro tra il pugno buoni, diciamo così, il gruppo buono, il gruppo cattivo della mano, quindi questa confraternita di assassini che vogliono conquistare il mondo, questa bella anche storia d'amore tra Devil ricominciata da capo dopo i trascorsi di Miller e di qualche decennio fa, tra appunto Devil ed Elektra, ritorna nuovamente, quindi questa cosa mi piace molto, mi intriga e mi intrigano le storie. E qui abbiamo due bei brossurati. Ve l'avevo detto che avrei presentato oggi due bei brossurati dedicati al ragno. Il primo è questo multiverso di Gwen Stacy, Spider-Gwen, il Gwen-verso. Spider-Gwen è uno dei tanti personaggi che fanno parte dello Spider-Verse, e forse uno dei meno ridicoli, sì, passatemi questa parola, ridicoli, perché ce n'è qualcuno veramente veramente ridicolo, come per esempio mi viene in mente lo Spider-Rex, oppure anche Spider-Ham, anche se è simpatico, però ragazzi non c'entra niente con i fumetti, quelli che noi siamo abituati a leggere e ad amare. Spider-Gwen, abbiamo questo Gwen-verso, quindi contiene queste storie ambientate in vari universi dove Gwen Stacy ricopre vari ruoli, quindi interpreta varie supereroine, quindi immagino Capitan America, Captain Marvel, una Iron Gwen immagino, e una Wolverine Gwen, ora non so come definirla, non ho letto questo volume, quindi no, non so come si chiamano, comunque credo che ci sia a occhi e croce un map tra queste Gwen che formano una specie di improbabili Avengers per affrontare una qualche minaccia. Non lo so ragazzi, perché non l'ho letto, e ripeto, vi mostro solo quello che è arrivato nella mia collezione. E approfitto di questo volume che è uscito per farvi vedere al termine del video tutto quello che è uscito, la serie che è uscita in Italia inerente Spider-Gwen. Quindi diciamo che all'interno della rubrica nuovi arrivi in collezione, ordini da Panini Comics, potrete vedere anche la mia collezione, la parte di collezione dedicata a Spider-Gwen. E veniamo al prossimo volume, quello veramente veramente da fuori di testa come cantano i Maneskin. Siamo fuori di testa con questa serie, veramente siamo fuori di testa. Spider-Punk, Anarchy in the USA. Chi è Spider-Punk? Spider-Punk è la versione alternativa di Hobby Brown, che nel mondo quello dello Spider-Man classico è il primo Prowler. E in questo fumetto lui veste i panni di questo Spider-Punk che si oppone al presidente Norman Osborn, ai Venom e a tutta una serie di cosiddetti eredi di Osborn e i vari supercriminali che ci sono e che sono al servizio appunto di questo presidente degli Stati Uniti cattivissimo, Norman Osborn. Siamo in Terra 138, quindi nello Spider-Verse ci sono tantissime terre, quella per esempio classica è la 616 se non erro, mentre invece qui siamo a Terra 138. Fra l'altro ci sono altri personaggi che troveremo in questo volume, tra cui anche Captain Anarchy, che sarebbe l'equivalente di Capitan America. E tutti questi supereroi anarchici combattono contro uno stato prepotente, arrogante, nella figura appunto di Norman Osborn. La prima apparizione di questo strambo personaggio, uno di quelli diciamo che nell'universo dello Spider-Verse mi piace di meno, è avvenuta su Amazing Spider-Man 10 americano, quando Dan Slott e Oliver Coipel crearono lo Spider-Verse. A un certo punto apparì questo
questo Spider-Man con questa cresta fatta di spunzoni metallici, che appunto vive una vita tutta particolare, una vita veramente da punk. Qui abbiamo la versione alternativa di Devil. Ora non ho letto questa storia, quindi ragazzi non vi posso fare una recensione. Vi dirò solo che ovviamente intanto, essendo un personaggio che gravita nell'universo di Spider-Man, ho dovuto obbligatoriamente acquistare questo volume per metterlo nella mia collezione tematica di Spider-Man. E poi perché mi incuriosisce, però dico la verità, non è uno dei personaggi che adoro, che mi piacciono di più per quanto riguarda l'universo alternativo di Spider-Man. Bene ragazzi, adesso prima di vedere in conclusione i due gadget che ho trovato ad aggiungere alla collezione tematica di Spider-Man, vi faccio velocemente vedere la mia collezione di Spider-Gwen, cioè tutto quello che è uscito in Italia inerente a questo personaggio. Eccoci qua a parlare di Spider-Gwen, approfittando di quel bel volume appena uscito che vi ho fatto vedere in precedenza. E ora vi mostro tutto quello che possiedo riguardo Spider-Gwen, per quanto riguarda la sua, chiamiamola così, testata ufficiale. Panini Comics, Marvel Cult, siamo nel 2016, ma in realtà Spider-Gwen è un personaggio che era apparso negli Stati Uniti nel 2015, dicembre 2015. In breve, chi è Spider-Gwen? Spider-Gwen è Gwen Stacy di Terra 65 che viene morsa da un ragno radioattivo al posto del povero Peter, che fra l'altro muore in questo universo perché a sua volta si trasforma in Lizard di Terra 65 e dopo aver combattuto Spider-Gwen viene, non volendo, da lei ucciso. E quindi lei rimane scioccata dal fatto che ha ucciso il suo miglior amico e quindi decide di percorrere questa strada di giustiziera per evitare che avvengano altre trasformazioni di amici, personaggi a lei cari, in cattivi e supercriminali. All'inizio si fa chiamare Spider-Woman, ma poi per una serie di vicissitudini finisce in Terra 616, quella del nostro Peter Parker, quello vero, e quindi viene a sapere che in quella terra, in quella realtà, c'è una Gwen Stacy come lei, morta, uccisa in circostanze davvero tragiche dal cattivissimo Norman Osborn alias Goblin, e quindi decide che lei deve cambiare identità. Non può continuare intanto a chiamarsi Spider-Woman, perché ce ne sono tantissime nell'universo 616, in Terra 616. E poi questa idea di avere una Gwen Stacy morta la porta a trasformare il suo nome in Ghost Spider, e quindi vi farò vedere anche i relativi volumi usciti in Italia per quanto riguarda la testata Ghost Spider. Gli autori sono, quelli iniziali diciamo, sono Latour, Rodriguez e Conway. Questo è il numero 0, il numero lancio di aprile 2016, che esce 4-5 mesi dopo la prima uscita americana. Panini Comics lancia un numero 0, a cui seguiranno il numero 1 con varie variant, scusate la ripetizione, varie variant. Ed eccoci qua, il numero 1, la più ricercata punto di domanda, perché all'inizio Spider-Gwen è considerata responsabile della morte di Peter Parker, e quindi all'inizio non è facile, come per molti supereroi, far diciamo entrare nel cuore della gente e far capire che lei è dalla parte dei buoni. Numero 2, la vendetta della gatta nera, e anche qui abbiamo, ancora siamo nell'universo in Terra 65, ragazzi, Terra 65, e ancora lei non è arrivata nella Terra 616, quindi abbiamo la gatta nera e altri personaggi che non sono, sono un po' birbantelli, non sono buoni, quindi lei si trova ad affrontare questi personaggi che nella Terra 616 sono buoni, ma in realtà nella sua terra, nella sua realtà, a volte sono cattivi. Un maggior potere, numero 3. Il numero 4, entra in scena Goblin. Il numero 5, il potente scudo di Capitan America. Il numero 6,
abbiamo questo incontro tra Spider-Woman, Silk e Spider-Gwen. Silk, che è un altro personaggio di cui vi ho parlato in un precedente video. Ancora questo team up in quattro parti tra le Spider-Women, Spider-Woman, quindi Silk, e Spider-Gwen. Una copertina che ricorda tantissimo la copertina dell'Uomo Ragno, quando Spider-Man, Peter Parker, decide di non essere più l'Uomo Ragno. E anche qui abbiamo una Spider-Gwen che abbandona nel bidone dell'immondizia il suo costume. Il numero 9, ancora Spider-Women parte 4 di 4, che si conclude. E abbiamo sempre gli autori, sempre la Tour che ha inventato, diciamo, ha creato il personaggio e ha dato vita, e poi si alternano altri disegnatori. L'arma prescelta è il numero 10. Guardate che belle copertine. Qui addirittura c'è il supergruppo, gruppo non di superumane, ma il gruppo di ragazzi in cui suona Spider-Girl, tra cui c'è anche Mary Jane. È un gruppo di liceali che ha creato questo gruppo musicale, quando dico gruppo musicale, in cui suona anche Gwen Stacy. 8 giorni, una settimana. Marvel Cult 12, Spider-Gwen numero 11. Ritorna il sodalizio, il duo storico Latour Rodriguez. Numero 12, Matt Murdock nell'universo 65 di Terra 65 è cattivissimo, ragazzi, è veramente un diavolo di Hell's Kitchen in tutti i sensi, è il nemico numero uno di Spider-Gwen, cattivissimo, arrabbiatissimo e veramente pericolosissimo, e ne fa passare di tutti i colori alla povera ragazza, alla povera Spider-Gwen. E qui abbiamo un bacio storico, perché anche nel film che abbiamo visto, il primo film a cartoni animati, c'è questa un po', non dico love story, però questo feeling, qualcosa più di feeling, tra Miles Morales e Spider-Gwen seduti sotto le stelle. All'interno Spider-Man Miles Morales, una storia, un crossover, perché Spider-Gwen cominciano le storie in cui lei si affaccia nell'universo di Terra 616. Ancora Miles Morales, e qui appare lo Scorpione, e disegni anche della bravissima Sara Pichelli. Una copertina che è tutto un programma, questo Miles Morales che convola a nozze con Spider-Gwen. Chissà, se non avete letto queste storie, ragazzi, non ve lo posso dire, e andate a recuperarle se siete curiosi. Poi abbiamo, qui termina la serie, diciamo, della Panini di Marvel Cult, la serie Marvel Cult, e poi a questo punto escono tre brossurati, anzi più abbiamo sì, alcuni brossurati, tre brossurati. Il numero 16, che contiene 4-5 storie, mi pare, di Spider-Gwen, Predatori, è un brossurato. Rimane ferma praticamente la serie Spider-Gwen, rimane ferma un paio di mesi e poi riparte con questo volume. E poi abbiamo il numero 17, Spider-Gwen, la vendetta di Gwenom. In questo caso Spider-Gwen viene assalita, diciamo così, non so, mi viene il termine adesso, mi viene questo termine qui, dal simbionte di Venom, e quindi diventa Spider-Gwen Gwenom. E faticheranno un poco per riuscire a sottrarsi alle grinfie di questo simbionte, che in questo caso è cattivo, e quindi rende cattiva anche la povera Gwen Stacy. Abbiamo questo volume, il numero 16, anzi numero 18, il numero 18, che contiene altre 4-5 storie. Quindi in questo periodo Panini Comics aspetta 4-5 numeri della serie americana per pubblicarli tutti insieme, quindi realizza questi brossurati con cadenza, se non erro, bimestrale. E poi l'ultimissimo della saga Spider-Geddon, però ve lo devo far vedere meglio. Ecco qua, vi voglio far vedere la copertina Spider-Geddon,
Spider-Gwen diventa Ghost Spider. Quindi si trasforma in questo personaggio per i motivi che vi ho detto prima, che non starò qui a ripetere di nuovo. Poi è seguito questo volume che vi ho presentato qualche video fa, è abbastanza recente, siamo nel 2023, esatto, 22, e contiene delle storie tratte da Ghost Spider del 2019. Ed infine Ghost Spider Party People, che è, contiene le storie appunto della nuova, nuova Gwen Stacy, che non si chiama più Spider-Gwen ma Ghost Spider. Torniamo a Spider-Gwen con il volume che vi ho appena fatto vedere, che ho appena recuperato. Quindi a questo punto la serie di Spider-Gwen si conclude, cioè si conclude quello che è arrivato fino ad oggi in Italia per quanto riguarda questo personaggio, escludendo camei, apparizioni in altre testate dell'Uomo Ragno e nelle varie, nei vari crossover, eccetera, eccetera. Però per quanto riguarda le serie che hanno come testata Spider-Gwen e Ghost Spider, questo è l'ultimo volume, 2023, marzo 2023. Chiudiamo il video con due recuperi che ho fatto su Vinted e cominciamo dal primo. Il primo viene dalla Toscana, Hobbia, Hobbia. Che cosa mi avranno mandato da Firenze? Viene da Firenze questo qui. Mi avranno mandato il Lampredotto? Chissà. Vediamo un po' che cosa mi hanno mandato questo venditore di Vinted. Allora, la scatolina, ragazzi, è una scatolina, ci sono le card di Spider-Man. Non lo è tenuto, non sono in condizioni, esteticamente non è che si presenti molto bene, è un po' rovinata, ma il contenuto è la cosa che mi piaceva di più e che voglio farvi vedere. Sono delle normalissime carte da gioco dedicate a Spider-Man, ma la cosa bella che mi ha colpito sono le immagini, queste immagini qua. Sono delle immagini che non avevo mai visto, cioè non sono tratte da fumetti, un copia e incolla da fumetti come capita spesso di trovare, o da serie particolari. Sono realizzate, almeno penso, proprio per questa collezione di carte. Poi voi, come sempre, nei commenti scrivete se magari ho detto un'inesattezza, una cosa sbagliata. Però mi piaceva questa, mi piacevano perché guardate che belle immagini, guardate che belle immagini. Non sono tratte da fumetti, non sono un copia incolla da chissà quale altra serie, ma sono delle immagini realizzate appositamente per questa serie di carte che ora andrò a rimettere in ordine, e sono addirittura tentato di metterle sulle buste, quelle a 9 tasche, proprio per potermele gustare meglio invece che tenerle dentro questa scatolina che ora andrà restaurata. Guardate che bella immagine, guardate. Questo è l'asso di picche, questo è il classico 2 di picche che ho preso tantissime volte. Però voi, mi raccomando ragazzi, non mi date 2 di picche su questo canale, iscrivetevi, aiutatemi a arrivare a 1000 iscritti, perché a 1000 iscritti ci metterò la faccia, quindi non mi date 2 di picche per favore, iscrivetevi al canale. Guardate che bello questo asso di fiori, questo asso di picche, e abbiamo fatto. Quindi la cosa che mi ha incuriosito quando ho visto questa inserzione sono state queste immagini, perché a memoria, ragazzi, a memoria non ricordo di averle viste in nessun fumetto. Sicuramente mi sbaglierò, voi come sempre nei commenti correggete, interagite, scrivete, eccetera, però mi sembravano delle immagini poco familiari, e quindi, visto che poi lo pagate, questo mazzettino di carte lo pagate 2 euro più la spedizione, ho deciso di portarmela a casa. Oltretutto è un'edizione inglese del 2002, e dice festeggiano i 30 anni
i 30 anni di Spider-Man. E quindi, ragazzi, non so, mi piaceva, ora dovrò restaurarla. Vedete, c'è qui c'è una spillettina che molto invasiva, che rovina la pieghetta della scatolina. Ora io con molta pazienza farò un'opera di restauro e poi o le rimetterò nel suo nel box, oppure addirittura le metterò nelle buste, quelle a 9 scomparti, per potermele ogni tanto risfogliare e godere. Andiamo avanti. Pacchettino, sì, pacchettino, sì, si vede pacchettino? Anche questo viene dalla Toscana, quindi oggi abbiamo tema Toscana. Dopo Firenze abbiamo questo pacchettino, sempre toscano, anche questo parla toscano. Un altro recupero fatto su Vinted, e anche qui abbiamo delle card. Ve lo anticipo, sono delle card. Anche qui per la collezione tematica di Spider-Man. Devo fare piano piano perché già il gadget precedente era un pochino rovinato. Se roviniamo anche questo, ragazzi, addio, addio per sempre. Ecco qua, buttiamo. Ecco qua. Allora, ho recuperato questo Battle Game Ultimate Spider-Man della Bauli. Penso che fosse un gadget che si trovava all'interno di qualche confezione, perché come potete vedere c'è scritto Bauli. Voi come sempre aiutatemi scrivendo sotto nei commenti se avete informazioni riguardo le cose che io vi faccio vedere, e aiutatemi insomma ad ottenere quante più informazioni possibili sulle cose che acquisto, nel caso in cui io non fossi in grado di essere completo nelle mie spiegazioni. Allora, questo è un battle game, ora vi guarderò come funziona, un gioco di, c'è scritto qua, un gioco di Alain Hanaton, credo francese, Cartamundi. Ci sono i dadi e le carte perfettamente sigillate con istruzioni multilingue. Qui vedo una lingua che dovrebbe essere slava, mentre qua abbiamo la nostra lingua italiana. Sono sigillate, appartengono alla serie di Ultimate Spider-Man, quello dei cartoni animati, e niente, era un gadget carino, non ce l'avevo. Come sapete, io vi ho fatto vedere anche tempo fa tutta una serie di carte collezionabili, giochi da tavolo che ho acquistato anche in Francia. Andate, se ve li siete persi, andate a recuperare i miei vecchi video nella Tana del Ragno. Ragazzi, ci sono quasi 200 video nella Tana del Ragno, quindi piano piano ve li potete guardare e vedere tutte le cose che nel frattempo vi ho fatto vedere, vi ho mostrato, che si trovano all'interno della Tana del Ragno e in particolare nella mia collezione tematica. E questa scatolina mi mancava, questa collezione di carte, e ho deciso appunto di acquistarla. Il prezzo era vantaggiosissimo perché 2 euro, plurale di euro, e quindi, ragazzi, è un buon acquisto che andrà a finire in collezione nell'angolino che ho riservato alle carte da gioco e giochi da tavolo relativi al mio eroe preferito, Spider-Man. Cari amici della Tana, siamo arrivati al termine di questo video. Spero di avervi tenuto compagnia, soprattutto di non avervi annoiato, anzi di avervi incuriosito e di avervi ancora una volta mostrato una parte della mia collezione con la serie di Spider-Gwen e tutti i vari nuovi arrivi che voglio condividere con voi di volta in volta. Perché, lo ricordo, la finalità di questo canale è quella di aprire la Tana del Ragno e mostrarvi la mia collezione di Spider-Man e dei supereroi Marvel, e quindi condividere con voi questa mia enorme passione che ho fin da piccolo, passo dopo passo, video dopo video, con i nuovi arrivi, gli acquisti, i recuperi, le uscite ai vari mercatini. E ora si avvicina la primavera, ce ne saranno tantissime, e magari ci incontreremo anche a qualche mostra del fumetto. Dalla Tana del Ragno, dove si sta veramente veramente da Dio, vi giunga il mio più caro, amichevole, fraterno, amorevole ciao! Vi aspetto numerosi nella Tana per parlare di Ragno e non solo.
Ciao!